Pellicola o digitale? Eh sì, alle soglie del 2023 c'è chi è tornato in campo fotografico a scattare in pellicola e poi sono più o meno gli stessi che quando si parla di cinema auspicano il ritorno di questo mezzo. Ma quando c'era la pellicola, oppure quei registi che ancora girano con la pellicola, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché, come è noto, alla fine della prima decade del 2000 c'è stato in qualche modo lo switch da analogico, da pellicola a digitale, tanto che il 95-98% delle produzioni di film oggi è fatto in digitale e pressoché il 100% delle sale di proiezione cinematografica utilizza appunto proiettori digitali. Quindi, diciamo, tranne quelle pochissime sale IMAX analogiche, che sono una cosa incredibile, ce ne sono pochissime in tutto il mondo. Eppure si sente di grandi nomi che fanno una battaglia perché girano in pellicola ed auspicano un ritorno, almeno nel cinema ufficiale, nelle grosse produzioni, a questo mezzo. In particolare parliamo del più barricadero di tutti, che è Tarantino, ma anche Damien Chazelle, Christopher Nolan e, in maniera più sfumata perché gira con entrambi i mezzi, Steven Spielberg. Dall'altra parte della barricata però ci sono registi altrettanto importanti che non ci pensano neanche a girare in pellicola, e poi dei direttori della fotografia mitologici, e ovviamente il direttore della fotografia è quello che ha più competenza tecnica in queste discussioni, che invece la pensano in maniera diametralmente opposta. E mi piace citare il nostro Luca Bigazzi, che dice proprio: io ho lavorato per decine di anni con la pellicola, non ho nessuna nostalgia di un mezzo così scomodo, così pieno di problemi, la tecnologia ha fatto sì che andasse in pensione ed è da matti averne nostalgia, cito più o meno testualmente. Così come il più grande direttore della fotografia vivente, Roger Deakins, che all'inizio aveva le sue ritrosie, quando poi la tecnologia ha permesso la qualità delle camere Arri in particolare, non ha dubbi ed è assolutamente passato al digitale e poco gli frega di difendere il film, la pellicola, anzi addirittura ha detto in alcune occasioni è tutta una menata, non l'ha detto però in inglese, è fondamentalmente neanche io mi accorgo se un film è girato in pellicola o in digitale. Vi dico subito che io sto dalla parte dei secondi di questi direttori della fotografia. Io sto dalla parte del digitale e sono convinto che grandi nomi come appunto Chazelle, Nolan, Tarantino, non è che sbaglino, dici ma tu chi sei per contestarli? In realtà come artisti ragionano in una maniera molto romantica, quindi sono molto innamorati del concetto artigianale, anche settario, anche misterioso della pellicola, che peraltro ha un elemento nostalgico perché loro hanno iniziato, hanno frequentato i set quando appunto la pellicola era lo standard, e quindi la nostalgia, il romanticismo e l'amore per questo tipo di sensazioni sono quelli che secondo me responsabili di queste prese di posizione, che comunque sono assolutamente minoritarie all'interno del cinema. Ma la vera questione che io pongo è: a Hollywood c'è la spasmodica ricerca della perfezione tecnica, perché Hollywood non fa film autorali dove dice guarda, anche la sporcatura per noi è una cifra. No, a Hollywood il suono e l'immagine devono essere ai vertici, perché loro dicono: noi siamo il top del top nel produrre i film e tutto viene fatto con una qualità impressionante che è il faro nel mondo. Loro se la tirano così. Se nella quasi totalità dei casi ad Hollywood si è scelto ormai da quasi 20 anni di girare in digitale, è perché viene considerato che non esiste quello scarto di 5-10% di qualità in più che appunto si vorrebbe fosse appannaggio della pellicola. Se così fosse, il fatto che sia un po' più macchinosa e che costi quei 60-70 mila dollari di costo, diciamo, di pellicola durante la produzione, per la produzione di un film, non è certamente neanche l'ombra dell'anticamera di un problema ad Hollywood, e quindi si girerebbe in pellicola. Se si gira con le Arri Alexa è perché fondamentalmente viene ritenuta l'immagine paritaria o probabilmente, come vedremo, superiore, se non altro perché ti permette di fare delle cose che alla pellicola è assolutamente vietato.
Ma prima di vedere questi vantaggi andiamo a fare una piccola storia, cioè in realtà soltanto verso la metà della prima decade del 2000 si è potuto veramente girare cinema in digitale, con i primi esperimenti delle Arri D20 e D21, le Arri Flex D20 e D21 e poi soprattutto con la Red One. Cosa succedeva prima? Che tutto quello che era video, no? le videocamere, diciamo tradizionali oppure le nuove digitali, avevano il grosso problema che la tecnologia dei sensori e poi dei processori e dello storage era tale che non era possibile imitare, avere la stessa prestazione della pellicola. Questo non tanto quanto a definizione. In realtà il punto centrale è il dynamic range o la gamma dinamica, che è molto simile al concetto in pellicola della latitudine di posa. Per chi non lo sapesse, chi è neofita, è la possibilità di un mezzo, pellicola o sensore, di registrare simultaneamente nello stesso fotogramma, diciamo, sia dettagli fini nelle alte luci che dettagli fini nelle parti più in ombra. In una ripresa campestre, dove ci sta appunto un panorama, l'erbetta e la foresta, quello che volete, riuscire a catturare il cielo, quindi con le nuvolette, molto molto illuminato, non perdendo dettagli ma vedendo l'azzurro del cielo, le nuvolette, le rondini, e contemporaneamente magari nell'angolo a sinistra del fotogramma, dove ci sta una quercia che appunto proietta un'ombra, le radici molto scure, molto in ombra, anche lì mantenendo i dettagli. Quando questo è possibile, c'è un range dinamico molto ampio, e prima era appannaggio esclusivo appunto della pellicola, non si poteva fare con le videocamere. Quando poi, con una serie di miglioramenti da parte degli ingegneri, questi sensori hanno reso possibile, grazie soprattutto all'intuizione della ripresa in log, chiaramente un miglioramento proprio effettivo della tecnologia del sensore, l'introduzione di sistemi di registrazione non più a 8 ma a 10 e perfino a 12 bit di profondità di colore, formati come l'Apple ProRes e soprattutto il RAW Video, che fu introdotto appunto con la Red One, quando, e siamo veramente l'altro ieri, siamo nel 2007-2009, più o meno questi anni qua, quando è stato possibile questo, si è visto che la registrazione della scena fatta da un sensore digitale non era diversa e non aveva meno range dinamico e meno cinematic look potenziale dell'usare la pellicola. Questa è la storia. E tra l'altro, andando nello specifico, si dice la pellicola. In realtà la pellicola costosa è anche relativamente recente. Faccio riferimento alla Kodak Vision 3, che innanzitutto era rivoluzionariamente 500 ASA, quindi era molto più sensibile delle precedenti, ed aveva un range dinamico che arrivava intorno ai 15 stop, perché si misura in stop la gamma dinamica. In realtà non era proprio la regola, perché le altre pellicole sul mercato erano mediamente 7, 8, 9 stop di gamma dinamica, tanto che se noi ricordiamo tante, non solo B-movie di Nino D'Angelo o di Mario Merola, ma in realtà anche dei film, delle commedie, dei film molto importanti prodotti in Italia, quindi con mezzi un pochino meno importanti di quelli americani, per esempio, l'immagine non era affatto un'immagine bellissima, così cinematica, meravigliosa, eccetera, perché appunto la pellicola magari degli anni 70, 80, ma anche quella successiva, quando non si volevano spendere tutti i soldi per la Vision 3, non aveva appunto tutto questo range dinamico. Dice, sì, ho capito, ma invece le videocamere intese come cineprese digitali hanno oggi un range dinamico che va dai 13 stop di gamma dinamica, e parlo anche delle banali Pocket Blackmagic, la vecchia Cinemacamera, la Z-Cam, eccetera, ma perfino le Sony Alpha 7 hanno oltre 13 stop di gamma dinamica. Poi ci sono le ammiraglie come le Arri, la Blackmagic Ursa, le Red, eccetera, che arrivano a 15, anche 16 stop di gamma dinamica, con il picco di un escamotage della Red, che è l'HDRX, che permette, con un'esposizione multipla dello stesso fotogramma, che però porta dei problemi tecnici, ma non è questo il caso di specificare, addirittura di arrivare a più o meno 18 stop di gamma dinamica. Questi numeri già ci fanno capire che, insomma, si è ampiamente arrivati al livello della pellicola.
ma al contempo il digitale porta con sé una caterva di aspetti positivi per le produzioni. Innanzitutto apre la pista e la porta alla qualità per i piccoli produttori, cioè le persone che fanno, raccolgono poche migliaia di euro per fare i cortometraggi e portarli ai festival, o che vogliono fare un film indipendente sempre da portare ai festival o per una distribuzione indipendente. Là ovviamente il costo della pellicola ha la sua importanza, e oggi con le camere, che sono a volte anche economiche, si apre un mondo incredibile di qualità, laddove queste persone prima disponevano delle DVCAM che insomma erano una schifezzina e neanche lontanamente paragonabili al look cinematografico dei mezzi, insomma, del cinema, che erano soltanto la pellicola. Innanzitutto c'è la questione della sensibilità. Una cinecamera, una camera elettronica, arriva potenzialmente anche a decine di ISO, ma diciamo che fino a 2, anche 3000 ISO, tu non hai grossi scombinamenti di range dinamico, non hai grandissimi problemi di rumore digitale, e per cui, come dice Bigazzi, dice: io tendenzialmente giro a 2000 ISO e poi si vede, cosa che ovviamente era completamente impossibile, perché ai tempi di Totò la pellicola era 50 ASA, fino a tutti gli anni 80, ma probabilmente anche 90, si arrivava a 100, forzandola forse a 200, più recentemente si era miracolosamente arrivati a 500 ASA, che è la stessa cosa degli ISO, ma ovviamente tra 500 e 3000 c'è una bella differenza. Che significa? Significa, uno, che non devo avere necessariamente una caterva di luci costose, problematiche, un sacco di personale che deve, di gaffer e di elettricisti che devono montarle, il costo del noleggio di queste lampade così forti, il consumo, eccetera eccetera eccetera, perché bastano delle lampade leggere, bastano un decimo di quei watt per creare l'illuminazione del set, tra l'altro anche riuscendo a fare cose più eleganti e minimal, perché basta appunto una piccola lingua di luce anche tenue che viene letta dal sensore, mentre prima era impossibile, per non parlare delle riprese a lumi di candela o con la torcetta. Prima il direttore della fotografia si doveva arrovellare per riuscire ad addizionare in maniera credibile, illusionistica, della luce, perché ovviamente con la semplice candela non faceva niente. Ricordiamo l'esempio di Kubrick, che ebbe un miliardo di problemi perché girò Barry Lyndon con le candele e dovette praticamente farsi fare un obiettivo dalla NASA in collaborazione con la Zeiss. Oggi, con pochi soldi di una videocamera, tranquillamente puoi fare una ripresa a lume di una sola candela. Una delle cose più apprezzate su un set è la possibilità di vedere cosa hai girato sul momento. Quando c'era la pellicola, c'erano i giornalieri, e in caso di set molto complicati, lontani, a volte neanche dovevi aspettare un giorno in più che ti arrivasse il materiale sviluppato, magari per renderti conto che avevi sbagliato l'esposizione, che c'era un problema di un graffio sulla pellicola, o che il laboratorio aveva sbagliato e non era così impossibile il bagno, lo sviluppo, e dovevi ripetere la scena, che in ogni caso è una scocciatura, una perdita di tempo e soldi. A Hollywood significa perdere decine e decine di migliaia di dollari. Anche la maneggevolezza delle apparecchiature, delle camere, è importante. Oggi noi con una Arri Mini o con una Red Monstro o Raptor o con una Blackmagic Pocket, ma anche la Ursa, sono tutte camere che pesano un chilo e mezzo, 2 chili, quindi ci vai a mettere il rig, arrivi a 4 chili e hai finito lì. In realtà le cinecamere a pellicola pesavano fino a decine di chili, per non parlare della 70 mm che ancora usa Tarantino, che l'operatore deve essere muscoloso e dopo poco tempo si deve fermare, se no va dall'ortopedico e fa causa alla casa di produzione. Si trattava di apparecchiature scomode, complicatissime, tra l'altro da caricare, appunto la pellicola eccetera, e pesantissime, quindi il bazooka, il cavalletto, il carrello, la steadicam, era tutto molto molto complicato poterle muovere. Tra le altre cose, la pellicola soffre il caldo, il freddo, si può danneggiare facilmente. Se noi pensiamo per esempio ai film italiani più economici come produzione degli anni 70, avevano sempre quel pulviscolo, quella specie di lanugine ai lati del mascherino, tanto che si ricorda che Stanley Kubrick ogni volta che faceva un chuck voleva che fosse pulito il mascherino, perché tendenzialmente si ricopre, tende ad attirare la polvere, la lanugine, e quindi la pellicola è molto molto soggetta ai pelucchi, al filo, no? Tutte cose che oggi hanno anche un loro fascino, perché siamo abituati a ricordarci dei film
film in quel senso. Ma quando si produceva in pellicola, queste cose, i pelucchi, il filo, la lanugine sul mascherino, erano considerati degli orrori. I direttori della fotografia e gli operatori di camera prendevano dei cazziatoni atomici quando in realtà succedevano queste cose, perché in realtà l'obiettivo era, l'ideale sarebbe stato avere un frame completamente pulito, cosa che oggi noi disprezziamo, ci sembra troppo poco artigianale, ma lo otteniamo facilissimamente ovviamente girando con le videocamere digitali. Ma la questione più fondamentale è: dal 2000, in particolare a partire dal film Fratello dove sei, dei fratelli Coen, direttore della fotografia Roger Deakins, i film si giravano in pellicola ma venivano digitalizzati, trasferiti sul computer, dove venivano colorati, color correction e color grading, montati con Avid, con un programma sul computer, e poi ritrasferiti su pellicola per la proiezione. Alcuni anni dopo invece il workflow prevedeva acquisire le immagini con la pellicola, passarla in digitale, montarlo, colorarlo e poi finalizzarlo non in pellicola ma con il DCP, che sarebbe appunto il formato che si consegna al cinema per la proiezione digitale, perché ormai tutte le sale cinematografiche si stavano convertendo al digitale. La questione è: ma se io ho un file digitale, anche se parto dalla pellicola, e lo ho scannerizzando ogni fotogramma con appunto lo scanner non è altro che un sensore, cioè sulla pellicola ci metti la luce e questo scanner ti prende praticamente il negativo, insomma ti piglia la pellicola, rispettando tutte le sfumature della luminosità, i colori e il range dinamico. Se questo sensore dello scanner è capace di fare questo, perché dal 2000 in poi praticamente tutti i film non venivano più montati tagliando con le forbici ma passavano in digitale, venivano montati in maniera elettronica, in maniera digitale con il computer, allora la questione è: se noi assumiamo che il sensore è arrivato a quel livello, insomma, di rispettare il look cinematografico, perché non ci facciamo direttamente la camera con quel sensore invece di pigliarla in pellicola e poi passare da pellicola a sensore? Ed è quello che alla fine è successo in pochi anni, perché appunto nel 2007-2008 è uscita la Red One, nel 2010 la Arri Alexa, e da allora in poi buonanotte alla pellicola. E dice: a questo punto, visto che il film lo lavoriamo e lo montiamo in digitale sul computer, a questo punto lo prendiamo anche sul set con tecnologia digitale. In realtà è questo il punto fondamentale che ci fa capire quanto tutta sta storia è una menata pazzesca. Infine però va ricordato che probabilmente il momento in cui la pellicola appare veramente superiore o più affascinante, più cinematografica del digitale è la proiezione, perché la proiezione, quella tecnica, quindi la tecnologia della luce che diciamo così va attraverso la pellicola e viene proiettata, riesce a dare una tridimensionalità, restituisce una brillantezza di colori e soprattutto la visione della grana, che è una cosa diversa dal rumore digitale, la puntinatura, diciamo, no? In digitale il rumore digitale sulla pellicola è la grana. Tutte queste cose proiettate con la pellicola, quindi con la vecchia tecnologia, a detta veramente di tantissimi esperti, producono un'immagine molto più piacevole. Il problema è che proprio da quel punto di vista, come ha detto un grandissimo regista, purtroppo non ricordo il nome, la partita è già persa, perché se noi escludiamo quelle 10 o 20 sale IMAX a pellicola che sono nel mondo e che stanno aperte una volta ogni morte di papa quando esce un film in IMAX a pellicola, escludendo sta cosa qui, tutti i cinema del mondo, ormai praticamente il 100%, sono in digitale, proiettano, sono dei videoproiettori. La proiezione in pellicola è una cosa, insomma, che ormai è assolutamente andata persa, e penso che sia assolutamente impensabile che si ritorni a quel tipo di tecnologia. E va bene, io vi ricordo sempre che su Amazon trovate i miei manuali Professione Videomaker e Video Virali, ma soprattutto online trovate i miei videocorsi. Questo qui è Professione Videomaker. Professione Videomaker è il corso italiano di videomaking più completo sul mercato. In ben 20 ore di lezioni ha l'obiettivo di fornire una formazione completa. Parte dalla attuale tecnologia delle camere, pro e contro di cinecamere, reflex e mirrorless, i formati di registrazione, la compressione, il log.
Tutto sugli obiettivi foto e cine, le attrezzature per le riprese, cavalletto, spallaccio, steady, gimbal, slider, carrello, l'uso dei droni e le regole della legge. La fotografia, l'esposizione, il triangolo ISO, diaframma shutter, luce solare, artificiale, dura e morbida, tecnologie dei corpi illuminanti, diffondere e riflettere la luce. La registrazione audio, microfoni lavalier e shotgun, sistemi wireless, registratori digitali, il boom e le tecniche per usarlo. Un capitolo è dedicato al perfetto chroma key. Quindi la regia cinematografica, le inquadrature, i punti macchina, l'inclinazione della camera, i movimenti di macchina e come realizzarli, la continuità cinematografica, la regola dei 180 gradi. E ancora il montaggio, software disponibili, regole e ritmo nel montaggio, stacchi e attacchi di montaggio, le transizioni. L'uso della musica negli audiovisivi, cenni di scrittura creativa, di color correction e color grading. Professione Videomaker ti insegna a realizzare i video da professionista. E qui in descrizione trovate un link che vi porterà a un lungo estratto gratuito di questo videocorso. Così potete vederlo, valutarlo con calma e se è quello che stavate cercando potete acquistarlo a un prezzo, vedete, veramente molto molto piccolo, che ho deciso per permettere veramente anche ai ragazzi di entrare in questo meraviglioso mondo del filmmaking. Poi c'è l'altro videocorso Video Virali, anche di quello trovate in descrizione un link a un estratto gratuito. Nel ricordarvi che se vi va, io sono anche su TikTok con dei brevi video, delle pillolette di videomaking, e vi aspetto anche su Facebook al gruppo privato Professione Videomaker. Siamo tanti colleghi che si scambiano opinioni, potete anche scrivermi con messaggio privato, vi rispondo, vi do un consiglio su quello che volete, e vi chiedo di iscrivervi a questo canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video sul nostro fantastico mondo. Grazie di essere stati in mia compagnia, ci vediamo la settimana prossima.